Il castello Dentice di Frasso torna ad essere patrimonio della città di Carovigno. Il passaggio di consegne dalla provincia di Brindisi, proprietaria dello storico complesso immobiliare fino ad oggi, all'amministrazione comunale della città dell'Ansegna è avvenuto attraverso la sottoscrizione di un contratto di locazione per 30 anni e futura vendita alla presenza del commissario straordinario della provincia di Brindisi, Cesare Castelli, e del sindaco Mimmo Mele. È un esempio, insomma, di come si può fare anche della buona politica. Castello ritorna vuol dire che noi abbiamo più tempo, anche il tempo per pianificare e programmare quello che accadrà. E questo, insomma, c'è anche, insomma, una serie di biblioteca dove va riempita di contenuti, c'è un progetto per un futuro museo. Ritengo che Castello di Carovigno può essere, diciamo, una buona base per partire, per pianificare e avere un'idea di città che è quella che ho in mente e che piano piano si sta realizzando. L'amministrazione ha perseguito sin da subito la possibilità di usufruire del castello, di ricevere, insomma, questa possibilità sperata. Assolutamente sì, perché la provincia con la spending review aveva da mettere in vendita tutti i suoi beni e giustamente lo ha fatto. Appena abbiamo saputo di questa cosa ci siamo incontrati con il dottor Castelli, persona squisita e persona che, devo dire, i meriti hanno anche la provincia, gli uffici della provincia, gli uffici del Comune di Carovigno, che ci hanno permesso di realizzare tutto questo patrimonializzando quello che è stato il valore del castello, perché da esperti che hanno poi hanno fatto una perizia, è venuto 4 milioni e 4. È un valore simbolico per quanto mi riguarda, però è un valore per il quale non ci sarà un'uscita da parte del Comune, ma attraverso gli investimenti della Comunità Europea o di altri enti noi riusciremo sicuramente a dare le risposte giuste alla provincia affinché questo castello diventi definitivamente nostro. L'amministrazione comunale aveva perso la disponibilità del castello Dentice di Frasso nel maggio del 2010, dopo la scadenza del contratto di enfiteusi, fino alla richiesta dell'attuale governo cittadino del sindaco Mele, che ha incassato il sì della provincia alla locazione dello stesso. Condizione autorizzata e finalizzata alla sua futura acquisizione attraverso usi pubblici, culturali e di promozione turistica del territorio. È iniziato tutto un anno fa con alcuni articoli di stampa, no? E diciamo questo, che siamo andati avanti e siamo riusciti ad ottenere questo accordo, no? Che fa tornare appunto il castello a Carovigno e lo fa sfruttare bene, lo fa usufruire, perché è un bene bellissimo di tutti, ovviamente di tutti, non solo gli abitanti di Carovigno, ma di tutta la provincia, di tutta Italia. E tra l'altro spero che riesca a far vedere la luce prima che finisca il mio mandato. Stiamo cercando di fare anche un volume sui castelli, non perché io mi chiamo Castelli, attenzione, della provincia, perché ce ne sono veramente di belli, a parte quelli brindisini, ma ci sta questo, ci sta quello di Oria, c'è quello di Francavilla, e insomma noi conosciamo i castelli un po' in tutta Italia. E quelli di vostri qui non li conosciamo? No. Nel frattempo il Comune pagherà il dovuto alla provincia attraverso denaro e lavori di manutenzione straordinaria di cui dovrà farsi carico fino a raggiungere la cifra stabilita nel contratto, ossia i 4.400.000 euro. Come lo vede da questo momento in poi il sindaco Mele e il Castello Dentice di Frasso? Beh, lo vedo, l'ho sempre guardato con affetto, adesso lo guarderò anche come una parte, diciamo, una parte del comune. Qui questo è un luogo dove si celebrano anche i matrimoni civili, quindi è chiaro che adesso lo vedremo e pianificheremo insieme all'amministrazione comunale con più, diciamo, con più sentimento, ma anche con laboriosità, che è quella che ci vuole in questo momento storico che stiamo vivendo.